Perfetto, dovremmo essere online un po' su tutti i vari canali. Uh, sul canale YouTube dovrebbe essere tutto ok. Go to webinar dovrebbe essere tutto ok. Sul canale Spotify, Periscope dovrebbe essere anche lì tutto ok. Abbiamo fatto una piccola premessa sul canale podcast quindi. Siamo collegati con qualche minuto di anticipo per effettuare un po' di prove. Vi ricordo, ragazzi, che potete eh, ovviamente seguire la versione sia audio che video, o in versione live e eh, ovviamente iscrivendovi e sottoscrivendovi un po' ai nostri canali che troverete comunque in descrizione eh, direttamente alla fine del, um, del webinar. Eh, questa sessione, come tutte le altre, mi raccomando, eh, questa è la pagina del nostro broker di riferimento lb.com.it, scaricate una piattaforma demo e eh, ovviamente c'è un team di supporto pronto per poter eh, orientarvi un po' su quelle che sono le varie condizioni di, eh, di trading prima di cominciare. Uh, come al solito uh, avviso su esonero e responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo, altro tipo di informazioni forniti sotto forma di commenti generali sul mercato, ovviamente non costituiscono consigli di investimento. Vi ricordo che i CFD sono strumenti complessi, uh, presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa di... A causa della leva finanziaria, quindi mi raccomando, eh, fate, eh, formatevi ed informatevi in quanto l'81,78% degli investitori non professionali purtroppo perde denaro. Vi ricordo che ad ogni modo, il conto prevede la protezione del saldo negativo. Quindi, eh, sotto questo punto di vista, sfruttate questa, eh, diciamo questa caratteristica piuttosto importante che è stata implementata proprio recentemente andiamo direttamente al um, direttamente in piattaforma perché perché ieri alle 9.30 ci eravamo collegati con il nostro Trading Coffee, avevamo lasciato in macchina uh, delle operazioncine piuttosto interessanti e le vediamo in questo in questa giornata qui durante il post fed, ovviamente non Uh, non è nel nostro caso pretesa di aver preso come vedete ad esempio sul dollaro yen tutti questi, questi, questi pip perché francamente poi con la Fed che, um, che, la, che ha lanciato questo messaggio di economia bilanciata e eh, sostenibile ovviamente ha provocato tantissima uh, volatilità sui vari mercati lo vediamo uno, uno per uno perché è evidente che quando su uh, diversi mercati eh, ci sono eh, questi shock, eh, ovviamente, poi dobbiamo un po' resettare le operazioni e andare a ricercare dei nuovi livelli di acquisto barra vendita. Intanto, un'ultimissima notizia: visto che siamo eh, collegati, banca centrale norvegese alza i tassi di interesse da 0,75 all'1%. Eh, era una delle banche centrali che eh, maggiormente ehm, ci si aspettava in questa, in questa settimana. Qui era uno dei focus. Quindi banca, eh, banca centrale norvegese alza i tassi di interesse. Quindi, post Fed, quindi abbiamo, eh, dobbiamo essere pazienti. Questo è il messaggio lanciato dalla Fed: economia bilanciata e sostenibile, e a parte i vari commenti, a noi quello che ci interessa ovviamente è captare spunti operativi sul mercato quindi andando a vedere uno per uno eh, vorrei iniziare subito con l'SP 500 guardate SP 500 eh, ieri proprio ci è andata a toccare eh, in una maniera guardate millimetrica questo livello qui del 2847 dove avevamo inserito questa questa trend line dal punto di vista di analisi tecnica come target eh, come target price noi Uh, ci eravamo lasciati uh, più o meno in questa zona qui di mercato vedete poi c'è stato un leggero ribasso e poi vedete il tocco su questa trend line avevamo detto che uh, c'era la potenziale divergenza proprio accenno di divergenza su um, sugli indici americani su sp 500 in maniera particolare l'avevamo visto in questo momento 2819 sembra in scarsi un movimento correttivo sugli indici americani, anche se siamo ancora eh, su una situazione piuttosto importante, quindi siamo comunque sia al di sopra del 2800, però ovviamente gli indici europei, lo vedremo tra pochissimo, sembrano trainare un po' il, ehm, il carro. Quindi in questa situazione qui è abbastanza evidente che eh, quello che possiamo fare. Uh, alle ore 14:19 di questo 21 marzo 2019, è quella di andare a shortare il minimo, quindi short sotto i 2815 con uno stop loss sui 2820. Quindi questa è la situazione su SP 500. Vi faccio notare anche a livello su questo grafico a 15 minuti. E abbiamo una divergenza e per questo non entriamo a mercato ok quindi questa è la ragione tale per cui non, non entriamo a mercato perché? perché c'è una divergenza sull'SP500 ve la faccio vedere eccola qui una divergenza piuttosto importante importante a livello ovviamente intraday mi riferisco Eccola qui, vediamo se riesco a mettere questa linea, ok, forse ci sono, ok, eccola qui. Quindi divergenza eh, a 15 minuti sull'SP500, questo è il motivo per cui non, ehm, non entriamo direttamente a mercato su questo indice, perché in questo istante qui ovviamente già abbiamo fatto un determinato percorso e quindi in questo caso qui, short, solo ed esclusivamente, Sotto i 2.814 2.815 Con stop loss sui 2.820 Per quanto riguarda le proiezioni a rialzo Al momento non abbiamo In questo istante qui A livello intraday proiezioni a rialzo Mentre eh, ci sono pochi volumi Dal punto di vista intraday Per poterci ricollocare in acquisto Quindi questa è la situazione Sull'SP500 Ieri mattina ci eravamo lasciati Anche su una situazione molto molto interessante Sul DAX lo vediamo qui, eh, eravamo proprio in questa fase qui dove ehm, abbiamo avuto la rottura. Eravamo in questa congestione, avevamo avuto la rottura. Eh, stavamo aspettando più che altro la rottura eh, o al rialzo o al ribasso, effettivamente, perché eravamo proprio sulla volatilità. Lo vedete qui in H1, ma lo possiamo vedere anche tranquillamente a eh, 15 minuti: non cambia assolutamente. Eravamo proprio qui avevamo visto questa rottura poi al ribasso proprio in chiusura nel webinar sotto gli 11.712 e eh, quindi con un entry level a 11.715 candela confermata a 15 minuti ma eh, più che a 15 minuti anche a, a un'ora un po' più sotto, 11.675, vedete come poi alla fin fine il DAX eh, con questa strategia qui veramente abbastanza semplice: bisogna solo eh, prenderci un po' la mano. E effettivamente ci ha fornito comunque sia uno short abbastanza importante di una uh, ottantina di punti a fronte comunque sia di uno stop loss di circa 50 punti, quindi quasi con un rapporto 1 a 2. Ovviamente questo in una proiezione oraria. Poi se avete utilizzato il grafico a 15 minuti come abbiamo fatto noi ieri mattina nel trading coffee ad ogni modo sicuramente eh, lì avevate uno stop loss leggermente più stretto e un entry level eh, più eh, focalizzata a mm, un entry level ad un livello più, uh, più alto sostanzialmente. Quindi situazione indici americani, indici europei, come vedete, abbastanza contrastante. Come vedete, il DAX ogni volta ci fornisce ogni eh, giorno delle opportunità, e bisogna comunque dire che non c'è effettivamente direzionalità su questo indice. Lo vediamo, tendenza pseudo-rialzista? Sicuramente sì, preferisco i long agli short, lo abbiamo sempre detto, però come vedete ancora non c'è stato un movimento effettivamente catalizzatore importante e significativo. Ormai dura già da, diverso, da diverse settimane sostanzialmente. Più o meno da qui, quindi siamo intorno all'1 di, di marzo, quindi già da tutto il mese di marzo, ma in realtà anche da qualcosina eh, prima, quindi da più o meno eh, poco dopo la metà di febbraio. Tendenza pseudo-realzista, però come vedete, non è una tendenza molto, molto forte comunque sia non è una tendenza non ha un uh, diciamo un obiettivo una meta piuttosto importante alla fine il DAX in un'analisi fatta um, proprio un paio di mesi fa lo avevamo diciamo prestabilito la fino a fine trimestre ma anche fino ad aprile uh, dal mio punto di vista continua a rimanere in, questa, uh, in questo arco di punti da 10.900 fino ai 12.100, quindi in questi 1.000 punti 1.200 punti che, ehm, che comprendono comunque una macroarea. In realtà il DAX in questo momento qui eh, ieri ha sofferto anche la caduta di Bayern e, con un meno 10% e ad ogni modo in questo momento qui il DAX è esattamente al suo uh, fair value, quindi vuol dire sostanzialmente che non è né un, un asset a sconto né un asset sopravvalutato. Okay? Quindi in questo caso qui parliamo di un asset che dobbiamo lavorare necessariamente a livello intraday eh, e per quello lo guardiamo sempre molto molto spesso eh, quasi solo in H1 e M15, poi ovviamente anche a livello daily per cercare di avere sempre un focus. Più, uh, più ampio, andiamo a vedere anche cosa è successo nel FUS di Londra che ci eravamo lasciati con un long. Vedete in questo momento scarsa volatilità 7231. Sembra non voler partire il FUS di Londra. Vi ricordo che qui abbiamo uno stop loss su 7200. Lanciato proprio ieri mattina dopo la creazione di quel minimo che, uh, giornaliero che vediamo qui in questa, in questa uh, candela. Qui lo possiamo vedere anche in H1, tranquillamente, non c'è nessun uh, nessun problema vedete questo è il minimo che è formato ieri uh, mattina poi ieri uh, su questa fascia oraria qui ci siamo messi long come vedete c'è pochissima volatilità sul FUS uh, 100 quindi sull'indice inglese andiamo a vedere quindi anche uh, in questo momento ovviamente è in una fase di attesa quindi mh, effettivamente eh, capitalizzare delle posizioni francamente eh, è abbastanza difficile il, il trading anche questo e anche avere pazienza e aspettare l, i momenti giusti mentre per quanto riguarda il dax in realtà come vedete in questo istante eh, in questo istante qui specifico stiamo andando si st ci stiamo eh, riconducendo a livello a 15 minuti proprio sul nostro indicatore di volatilità. Quindi, in questo caso, qui ci avviciniamo a un potenziale segnale. Perché, ovviamente, se dovessimo recuperare la zona degli 11.536, quindi con conferma della candela pulita al di sopra di questo livello, qui sicuramente si innesca un movimento a rialzo, movimento a rialzo che, ovviamente, già. Uh, partito, tra virgolette, perché abbiamo avuto questa prima fiammata, uh, questo primo uh, recupero di. Di, di una ventina di punti, però ovviamente in questo caso, qui se non dovessimo avere questa conferma, ma dovessimo rimanere proprio come è successo ieri sulla volatilità, quindi su quell'indice di volatilità, quello che succede sostanzialmente ci, eh, ci dà ancora una volta un'opportunità per rimetterci short. Quindi è una strategia, quindi è una view molto simile a quella di ieri sul DAX a livello intraday, non cambia. Uh, non cambia in questa fase. Qui la uh, posizione, poi trasferiamoci anche sul mercato Forex perché uh, siamo partiti con il dollaro yen. Ci eravamo lasciati con uno short di dollaro yen proprio ieri. Eravamo all'interno di questa congestione. Esattamente qui eravamo e vedete: short assolutamente fantastico. Ovviamente. Eh, io non considero, bisogna essere eh, molto onesti e trasparenti non considero questa candela qui per me lo short, siccome avevamo degli obiettivi già prestabiliti finiva esattamente qui finiva, okay? quindi era uno short veramente eh, intraday, molto rapido e eh, finiva esattamente qui non, non era uno short di chissà quanti pip però effettivamente finiva qui okay? poi se qualcuno di voi comunque sia Uh, si è preso i suoi rischi e ha mantenuto la posizione short uh, fino e si è presa tutta questa candela qui. Mh, ben venga Insomma, comunque ad ogni modo lo short nel nostro caso è veramente molto molto ristretto. Quindi massima trasparenza quando facciamo queste uh, operazioni. Poi andiamo a vedere anche. Eh, situazione interessante: un altro cambio, un altro cross sterlina yen. Qui sì, che eravamo short eh, pesantemente. Perché? Perché avevamo dei livelli già da diverse giornate. Eravamo sotto il massimo, era, eravamo già short da diverse eh, da eh, un paio di sessioni avevamo captato anche diverse situazioni, diversi, ehm, diversi punti di ingresso il primo era proprio a mercato ieri, il secondo la rottura proprio del minimo di questo 147-257 vedete che in questo caso qui sì che abbiamo preso una, uno short abbastanza importante, abbastanza significativo questa è la classica, classica Occasione che bisogna sfruttare quando ci troviamo in una situazione di congestione sotto il massimo e o ovviamente al contrario poco sopra il minimo, ci troviamo nella classica situazione che un trader non professionale, quindi che ha magari anche un conto piccolino. E deve assolutamente sfruttare. Quindi, questo trade sì che lo prendiamo uh, tutto, lo prendiamo a differenza del dollaro yen e uh, lo monetizziamo. Ce lo portiamo a casa con grande uh, soddisfazione. Poi, grande soddisfazione, come uh, non parlarne? Guardate qui l'oro, e... no, questo è l'argento. Scusate, mettiamo l'oro, cerchiamolo, eccolo qui. Eccolo qui, l'oro 1316, eh, qui sì che la Fed ci, eh, ci ha aiutato in maniera particolare, ovviamente in questo caso qui ehm, sapete che la proiezione sull'oro noi ce l'avevamo a prescindere dalla Fed, ci interessava ben poco perché comunque la nostra proiezione è eh, ad ogni modo sempre stata rialzista sull'oro, francamente. E in questo caso qui ci eravamo lasciati proprio ieri mattina in questa, in questa zona qui vedete intorno ai 1.302 ci ha fatto un primo spunto fine 1.307 quindi già lì il trade poteva essere chiuso perché nell'intraday 5-6 dollari comunque sia è il nostro obiettivo e ovviamente noi a livello di medio periodo avevamo comunque un obiettivo eh, sempre di intorno ai 15-20 dollari quindi in questo momento qui chi ancora ha ancora la posizione aperta dal mio punto di vista la può mantenere, la può monetizzare, eh, può aspettare un altro ritracciamento per ricomprarla. Veramente avete qui un'ampia possibilità di poter, uh, di poter andare a, ad operare sull'oro, perché l'oro è l'asset più, uh, mh, diciamo, più importante, più interessante, l'asset del 2019 ed è l'asset che con uno spread di questo genere, ve lo ripeto, potete. E con delle condizioni di trading come a, um, ALB veramente potete utilizzarlo come più desiderate intraday, in scalping, multiday andare short, andare long con la, con la MetaTrader 4 quindi veramente avete qui un panorama davanti veramente molto molto importante io personalmente come lo trado? Long dal punto di vista del medio periodo quindi eh, target price minimo 6 dollari, obiettivi Uh, massimi intorno ai 15-20 dollari, e mentre nel, uh, nel, nell'intraday o comunque sia nelle, eh, negli short lo trado ovviamente con target price massimi di 5-6 dollari al ribasso. Poi non, ci, non mi interessa se comunque fa di più, perché alla fine a noi quello che ci interessa è lavorare bene con una strategia. Ben, eh, ben settata quindi in questo caso qui attenzione a loro ovviamente chi ha in questo momento la posizione aperta quella che può, quello che può fare è eh, probabilmente spostare eh, lo stop loss sull'ultimo eh, poco sotto l'ultima zona di massimi quindi l'ultima zona di massimi significativi era 1.311 ovviamente in un grafico orario non andiamo troppo indietro quindi per evitare magari un tocco proprio su quel livello lì e possiamo inserire magari lo stop loss, possiamo mettere uno stop profit intorno ai 1307-1309. Comunque, in questo caso qui, chi è long e vuole rimanere long, assolutamente lo può fare. Per quanto riguarda l'oro, ok, quindi l'oro è veramente secondo me l'asset veramente che tutti dovrebbero tradare. Poi eh, abbiamo visto l'ora, andiamo a vedere anche il petrolio. Dovrei avercelo qui sotto. Vediamo un attimino: il petrolio, il petrolio. Eh, vediamo. No, si è chiusa la schermata. Andiamo a recuperare allora questo UK. Ok, vediamo un attimino: petrolio, petrolio, petrolio. Lo sto cercando nel mio market watch, lo sto cercando ok inseriamolo direttamente da qui inseriamolo ok possiamo utilizzare tranquillamente anche il uh, lo uk il brand non cambia assolutamente nulla tanto i movimenti sono uguali per non perdere poi troppo tempo alla ricerca dei grafici eccolo qui il brand Abbiamo una soglia di 68,28 in questo istante qui sul, sul petrolio, ovviamente la zona di massimi è ancora confermata, ancora confermata la poca volatilità siamo ancora quindi in un'ottica assolutamente a rialzo sul petrolio gli short in questo momento eh, vedete a parte qualche giornata non, non sono praticabili quindi in questo momento qui rimane eh, sul Brent possiamo spostare chi fa, chi opera al Brent lo possiamo spostare direttamente a quota 67 in maniera speculare per chi lavora sul West Tech sul West Texas, comunque non è cambiato nulla sul petrolio, quindi rimaniamo con questa posizione: vi ricordo: West Texas obiettivo 63/64, mentre per quanto riguarda il Brent non cambia assolutamente nulla. 4-5 dollari di rialzo eh, come obiettivo quindi 72-73. Vi ricordo che qui è fondamentale in questo caso qui spostare sempre l'exit quindi spostare sempre il vostro livello di stop loss perché ovviamente in caso di ritracciamento anche se uscite magari dalla posizione vi dà poi comunque un'opportunità per poter rientrare quindi mi raccomando questa è una situazione abbastanza interessante sul petrolio noi lo seguiamo ormai da mesi lo sapete benissimo e, e ovviamente la poca volatilità di questo uh, di questo periodo eh, magari non sta aiutando tanto però ad esempio sul brent vediamo una pin bar e un catalizzatore qui mm, dal punto di vista proprio di analisi delle candele giapponesi vedete pin bar e una candela esplosiva piuttosto interessante quindi mi aspetto un, un ulteriore potenziale slancio sul uh, sul petrolio andiamo a uh, vedere anche il coffee che, che vedete ancora con è andato a finirci in area di stop oggi è recuperato siamo ancora lì ancora non, non prende una direzionalità piuttosto importante il caffè 9585 anche in questo caso non è cambiato nulla eh, se avete preso lo stop attendete potete anche rientrare in questo momento lo stop in questo momento va inserito su 9450 quindi l'ultima zona di minimi ci ha fatto in questo momento una candela veramente da catalizzatore piuttosto significativo e su questo asset qui bisogna avere un po' di pazienza perché, perché è un asset che eh, rischia di essere a livello psicologico un po', e, diciamo, eh, cattivello tra virgolette. Nel senso che comunque eh, innervosisce tanto perché fa questi movimenti eh, piuttosto bruschi, alternati da calma piatta assoluta. Quindi eh, bisogna avere molta, molta pazienza nel tradire questo, questo asset, però vi assicuro che nel momento in cui. Siete dentro in un trend, vi assicuro che a quel punto mh, tutto diciamo, il lavoro fatto pregresso, non tanto poi di, um, di trading, ma più che altro proprio a livello mentale, quindi a livello di gestione della, della posizione, vi assicuro che vi viene poi uh, ri, uh, ricompensato. Quindi è abbastanza importante tenerlo in, in considerazione proprio dal punto di vista mentale. Andiamo a vedere anche cosa è successo sullo uh, USD CAD in questo, in questo momento qui, USD CAD che continua, vedete oscillare in questa banda, in questa fascia, noi avevamo captato queste due linee rosse che vedete qui sopra con queste due linee gialle, questo significa che non c'è in questo momento una direzionalità, significa, significa guardate, non c'è assolutamente una direzionalità. Complimento ovviamente a chi eh, ha preso magari qualche trade, noi ne abbiamo preso solo uno sull'SDCAD, però in questo momento qui l'SDCAD bisogna rimanere assolutamente flat in questo istante qui sul mercato, ok? perché sta alternando momenti eh, di calma piatta, un po' una situazione abbastanza simile a quella eh, sul caffè, sta alternando momenti di calma piatta a momenti di nervosismo piuttosto, eh, piuttosto importanti. Quindi... Occhio anche in questo caso qui al, um, al USD CAD, perché? Perché ovviamente è uh, un asset che, alla rottura di tutta questa fase uh, laterale, vediamolo in D1, vedete, si vede benissimo. In D1, magari forse troppe linee, però si vede bene tutta questa fase laterale. Guardate qui, che shadow, un, un, in quattro sessioni. Quindi, nel momento in cui viene rotta tutta questa fase qui. Abbiamo un movimento ampio da poter sfruttare, un movimento simile a questo qui che abbiamo visto dal, eh, dal 28 febbraio fino al, all'8 di marzo. Okay? Poi c'è stato un contromovimento dal 9 di marzo. Fino a praticamente il 15 di marzo. In questo momento vedete questa fase laterale. In linea di massima abbiamo un punto di vendita piuttosto significativo, una rottura dei di piuttosto significativa sotto 1.32878. E ovviamente la rottura dei massimi, invece, in questo caso qui, per me corrisponde a 1.32. 33728. Comunque un'area di congestione piuttosto importante sull'USD piuttosto eh, significativa, quindi mi raccomando, fate attenzione a quest'area di congestione. Lo stop loss lo potete settare esattamente a metà tra 1,33728 e 1,32878. Quindi esattamente a metà di questa congestione, nel momento in cui rompiamo questa congestione, lì avete il livello di stop loss e ovviamente poi potete gestire la posizione in trading stop. Che dire, andiamo a chiudere eh, questo live direttamente con il DAX, siamo già, guardate, 11.524, siamo praticamente sull'indice di volatilità. Occhio che potremmo avere qui un segnale al rialzo, spostiamoci anche a 5. Minuti, vedete a 5 minuti già abbiamo un uh, potenziale segnale al rialzo. Quindi, per chi volesse fare, che chi volesse provare una scalpata al rialzo, la può fare. Quindi, in questo momento, qui scalpata al rialzo sul DAX, stop loss 11.507 e uh, ovviamente eh, 11.507, il che vuol dire che siamo a 15 eh, punti di stop loss, quindi obiettivo 30 punti. Questo sul grafico a 15 a 5 minuti mentre su un grafico a 15 minuti come vedete eh, ancora viene assimilata questa eh, questo segnale qui ok ovviamente più eh, andiamo avanti con il time frame più avremo una uh, volatilità da poter sfruttare ok quindi questo segnale a 5 minuti al rialzo sul DAX vi lascio con questo segnale per il momento è tutto oggi eh, è giovedì ci eh, ovviamente eh, ci riaggiorniamo domani che è ehm, venerdì alle 9.30 con il training coffee Io vi ringrazio per essere stati qui con me ovviamente se avete dubbi e domande vi invito a, a contattare eh, gli amici di eh, alb eh, scaricate ovviamente una piattaforma demo qualora non siate già clienti potete contattare con i ragazzi del desk roberto stefano e uh, Michela per poter chiedere informazioni ovviamente e uh, capire qual è il conto giusto per voi io vi ringrazio per essere stati qui con me vi auguro una buona uh, una buona giornata un buon trading e appuntamento domani alle 9.30 con il trading coffee grazie mille a tutti e uh, a presto